altro progetto di valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale è legato alla valorizzazione dei resti della Trento romana sotterranea. Abbiamo quindi rilevato con tecnologie di rilievo 3D le strutture rimanenti dell'attuale SAS. E abbiamo quindi sviluppato questa nuova metodologia per la visualizzazione delle strutture nella piazza sovrastante. Anche in questo caso, quindi, l'utente viene localizzato all'interno di una mappa che è stata ricostruita in precedenza e ha la possibilità quindi di visualizzare i resti di queste strutture e di camminare virtualmente all'interno delle stanze, della strada e di tutti gli ambienti che sono stati ritrovati della città del passato. Le tecnologie che abbiamo utilizzato per la realtà aumentata in questi progetti sono di due tipologie. La prima riguarda l'utilizzo di marker per poter posizionare gli oggetti digitali in determinate posizioni. La seconda invece riguarda l'utilizzo di tecnologie di Visual SLAM per poter identificare il dispositivo all'interno di una mappa che abbiamo precedentemente acquisito e in cui abbiamo posizionato gli oggetti digitali.